Bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Monster Hunter Stories. Nello scorso video ho purificato un'altra pietra del legame sconfiggendo un mostro incredibile. È stata una bella lotta, aiutato tantissimo dalle botti esplosive, fanno 200 danni ogni barile, è una cosa impressionante. Era nella tana dei Melinx questo mostro e è stata una lotta semplice alla fin dei conti. Io cercavo di buttargli giù la coda, ma alla fine è andato KO prima il mostro che la coda. E oggi si va a cercare un'altra pietra delle gambe da purificare. Dovrebbe essere nel bosco nascosto di Babda. Io prenderei la Gattovana. Ho schiuso anche qualche altro mostro. Prendiamo il Basarios e vediamo che può diventare. È alle rovine di Redan magari, proprio dentro. Ci hanno detto che è proprio nelle profondità. Quindi potrebbe essere... No, non è nelle profondità. Ah, di qua. Ah, di qua non ci siamo venuti. Le profondità di cui parlava Lila devono essere laggiù. Eh sì. Ok, questa è bella ora. Ho cambiato anche arma, se avete visto lo scorso episodio. Vabbè, lo sapete. Però lo dico giusto per. L'armatura anche più potente. Cos'è tutti quanti questi flash? Ah, dei Kongalala. Bel sederino. Proviamo l'arma. Ah no, dei semplici Konga. Ah, vabbè. Boia. E vabbè, mi scorreggiano in faccia. Aspetta! Posso fare le combo facendo la canzone? Posso provarla sui nemici, allora. Su quelli più forti. Varios a che livello già? È già livello 8. Bello, mi piace. Allora, questa luce invece non mi piace per niente. Che fastidio. Oh cielo, quello che roba è? Ah, sono più di uno? È un po' un tacchino gigante, sembra, più che un pollo. Ah, Kurupe, questo l'ho già sfidato, sì, mi ricordo benissimo. Bene. Oh, oh, grazie alla melodia mi potenzio! Bella quest'arma! Quindi due attacchi potenza mi potenziano l'attacco. Giustamente. Tu dici, è logica. Quindi, allora, credo che tutte quante in fila le tecniche, due di fila... vuol dire gli attacchi diano qualche ricompensa particolare. Tipo velocità ti dà più velocità, tecnica ti dà più tecnica, sostanzialmente. Probabilmente devo provare tutte quante le combo, se no non c'è gusto. Fino a 4 posso fare, ho visto. Fino a 4 note, tra virgolette. Interessante. Allora, io attaccherei Gipseros Viola, che mi fa paura. Entrambi attacca, wow! Mamma mia, e vai KO! Oh. E Kurupeko se ne va. Ora tocca sto coso. Questo che fa tecnica pure? Bene. Tosto quello viola, eh. Basarios a 14. Ammonisi a salire più lentamente, sì. È normale. Io non ho idea di dove sto andando, Anche perché segnalino non c'è. Non essendoci segnalino, io vado a caso totalmente. Non posso fare altro.
che tutte le strade conducano poi al punto di interesse? Non credo. Non credo proprio. Però uno ci prova. Lilia quando... Ah, dobbiamo seguire il lampo. Ah, di qua. Che strano. Cioè, la trovata non è male di per sé come idea, però dà fastidio. Dà un po' fastidio alla lunga, secondo me, eh. Allora, gli insetti non sono fastidiosi da affrontare perché sono debolissimi, però... Beh. Ok, ci siamo qui. Oh, carino. Oh, qui intorno c'è niente a parte questo. Aglione, vabbè, ci serve. Sì, la gattopane l'hai vista ora, Tato. E questo è quanto, giusto? Sì. Sì, dietro non c'è niente. A parte questo coso qui. Vabbè, ci scendo, ci vado senza mostri, ci vado. C'è qualcosa che mi fa tremare i baffi. Deve essere qui sotto. Non l'ho vista. Kirin, quel lampo proveniva da un Kirin. Sono mostri leggendari. Non riesco a credere che ne sto davvero vedendo uno. È ora di montare in sella, Socio! Bello. Ha solo la testa. Oltre al corpo, certo. Però è elettrico, a me l'elettricità non piace molto in questo caso. E attacca due volte. Che è postino? Ok, è ustionato. Soffio dilagante di fuoco, grazie amore, bello. E mega pozione. Sì, mi serve. È veloce. Attacca entrambi, soffio dilagante, bene. Doppio danno. Tieni, ti regalo un'altra cosina. Lo so che non è tuo compleanno, però un regalino te lo voglio fare comunque. Non mi fare colpo indebolente. Tu fai la velocità. Ok, contro i miei mostri, va bene, lo accetto. Contro i mostri lo accetto perché ne ho altri 5, ne ho altri 4. Me la gestisco un pochino meglio, sai com'è. Forma eterea? Ha fatto la tecnica dello storpiamento? Bene, suona la canzone del tuo popolo. Yankutku, Tato. Tu lo sai, Tato, sì, tu lo sai. Va bene. Ho capito, colpo indebolente, però un po' di comprensione. Ti chiedo solo un po' di comprensione. Ehi, quante volte attacchi? Oh, calma! Calma! Capito che sei veloce, però... Un po' di meno, eh. Pozione normale? Sì. Oh no, no, Yanku. Ehi. Potrei anche avvelenarlo con Radiant. Allora, ho capito, devo fargli velocità.
Devo fargli attacco tecnica a lui, non velocità. Forma eterea. Volevo aumentare un po' di più il legame, ma... Ok, due. Solo due. Finito questa volta? Ok, stavolta finito. Ok. No, no, ce n'erano. Bravissimo. E terzo. Let's go! Tre, vai! Un po' troppi, secondo me, eh. Ok. Ora è un pochino più debole. Dici che ora possiamo ragionare? Vieni un po' Kuro. Vai. Intera squadra però che sta sul campo. Sì, che sta sul campo. E infatti. E senza vitale perché mi manda KO sicuramente ora. E infatti. Non me l'ha usata. Questa mi sa che la perdo per davvero stavolta. Vabbè però. Mi conviene cambiare? Mi conviene, sì, per ricaricarmi. Se ci riesco. Cento gli ha fatto. Ora ho capito. Antica pozione ottenuta. Wow. Il Kirin sembra che ci stia aspettando avanti, amico. Dunque, è scappato, quindi la missione è compiuta. Guarda, guarda, è un minerale del legame. Questo minerale non è stato infettato, però. Ci sono. Forse il Kirin proteggeva questo minerale del legame. Ehi, grazie! Non saremmo arrivati fin qui senza il tuo aiuto! La tempietà del legame ti dà il suo potere, alla grande, amico! Presto, torniamo alla sala degli scribi. Potevano farmelo vedere un po' meglio, però, quel minerale. Sì, è uguale agli altri due, però... Ottime notizie, voi due! Ho una pista sul minerale del legame. Dovrebbe trovarsi nelle rovine di Zalam, sulle montagne. Secondo la leggenda di Raidan, è là che è nato l'orrore nero. L'orrore nero che ridusse Mionda all'oscurità, quell'orrore nero? Già, e per entrare nelle rovine dovete attraversare le porte di Zalam. Furono sigillate in tempi antichi e nessuno sa più come entrare. A parte forse Raidan, voglio dire. Cosa? Ma Raidan deve essere morto migliaia di anni fa, giusto? Significa che non abbiamo modo di accedere alle rovine? La pietra del legame. Cosa vuoi dire, socio? Esatto, la tua pietra del legame. Solo Raidan può aprire le porte, ma la sua anima è nelle pietre del legame. Questo significa che anche la tua pietra dovrebbe aprirle. Accidenti, in altre parole saremo il nuovo Raidan. I nuovi Raidani? I Redi? Proprio così. Ma anche il dottor Manelgar è stato avvistato nella zona. Quindi Violet e suo seguito verranno alle rovine di Zalam per proteggervi. Tutto sarà perduto se il minerale del legame nelle rovine viene infettato. Non c'è tempo da perdere. Dobbiamo proteggere il minerale e recuperare l'uovo del drago bianco. Bene, qui termina questo video. Wow, è stato piuttosto interessante affrontare un Kirin. Non mi aspettavo un mostro della mitologia giapponese. Certo,
tu dici è quasi ovvio che ce lo mettano, no? Una reference al loro folklore giapponese, che non lo fanno, lo fanno tutti, lo fanno, non solo i giapponesi. Quindi un bello spirito il Kirin, mi piace, però non mi piace molto l'elettricità che porta con sé. Ad ogni modo, per questo video è tutto. Nel prossimo video non credo riuscirò a trovare il minerale del legame, perché devo affrontare le montagne, e quindi sarà un episodio probabilmente dedicato solo alle montagne. Ma ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili. Io vi ringrazio per aver seguito questo video e come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao!